noi sappiamo di lavorare su un mercato importante per il retail, un mercato che vale 1,3 miliardi, è un mercato che ha consumi molto regionalizzati, per cui un'azienda come la Vazza, che lavora a livello nazionale, ha bisogno di attuare una strategia commerciale nazionale, ma senza dimenticarsi di avere una forte focalizzazione sul territorio, perché in Italia ci sono oltre 800 torrefattori, quindi per dire, noi per esempio i nostri dati di mercato li leggiamo a livello di segmento e di provincia. Come cambiano gli assortimenti nelle tue categorie? E cambiano in funzione del territorio. Per esempio il Nord Italia negli ultimi anni è cresciuto tantissimo sul mondo del single serve, c'è stato un travaso di acquisti dal mondo del mocha al single serve. Nel Sud Italia invece assolutamente no, c'è stato dal mocha sempre al monoporzione, ma c'è in carta. Quindi a seconda del territorio dove si va ci sono fenomeni diversi, no? Che noi dobbiamo sapere interpretare, perché poi su ogni provincia abbiamo un competitor diverso. Come lo facciamo? Noi siamo un'azienda a tutti gli effetti multicanale, lavoriamo su GDO, lavoriamo su negozi di elettronica di consumo, perché vendiamo anche macchine del caffè, lavoriamo sull'Oreca, lavoriamo sul mondo degli uffici, lavoriamo nelle vending, lavoriamo nell'e-commerce, lavoriamo nel door-to-door. E quando guardiamo il mercato, in realtà sì, il mercato retail è un mercato importante, perché vale 1,3 miliardi, ma dobbiamo tutti quanti guardare insieme il mercato in maniera un po' più allargata. Il mercato del caffè vale infatti 4 miliardi di euro, un mercato importantissimo. Tradotto in numero di tazzine significa 35 miliardi di tazzine che gli italiani bevono tutti gli anni, ed è più o meno stabile. E quindi naturalmente naturalmente o si bevono di qua o si bevono di là, è importante avere la vista sull'intero mercato. È chiaro che un'azienda industriale in questo senso ha uno sguardo in più. Magari voglio cogliere l'occasione per chiederti che cos'è piacere la Vazza. Sì, partiamo proprio da qua. Il mondo retail innanzitutto ha perso circa 2 miliardi di tazzine negli ultimi 4 anni. Lasciamo perdere il 2020, che è stato un anno del tutto particolare, no? Però tra il 2016 e il 2019 che le tazzine che si venivano vendute nel mondo retail sono passate da 22 miliardi a 20 miliardi. Perché? Perché sostanzialmente sono emersi nuovi format come gli specializzati e l'e-commerce, che hanno portato via vendite al retail. Quindi è importante, nel dialogo che noi abbiamo con la distribuzione, avere un approccio che non è soltanto basato sulla competizione classica tra insegne, ma un po' più allargato, perché in realtà nessuno se ne sta accorgendo, ma 2 miliardi di tazzine sono già passate dall'altra parte. Che cos'è la nostra app? È un'app di loyalty con la quale noi diamo tutta una serie di premi a fronte dell'acquisto del caffè in un negozio fisico della GDO, della GDS, piuttosto che in un negozio specializzato di caffè, sull'e-commerce, prendendo un caffè al bar o prendendo il caffè in una vending machine. Noi così abbiamo tutto il percorso del consumatore, conosciamo il suo comportamento d'acquisto e il comportamento di consumo. Questi dati sono fondamentali per interpretare il mercato. Sono dati disponibili per i tuoi partner retail? Ovviamente noi li rendiamo disponibili per progetti seri, fatti con distribuzione che ha voglia di parlare di consumatore. Noi diciamo sempre che dobbiamo essere un po' più smart marketing, dobbiamo mettere insieme le vendite col marketing dell'industria, insieme alla distribuzione, a parlare di consumatore.